Donna Mattia. La vendemmia nel mio paese natio era un avvenimento eccezionale che coinvolgeva tutti i membri della famiglia nella raccolta dell'uva, nel trasporto al palmeto e in tutto il processo della vinificazione. Le vigne erano aperte e per noi bambini, in un periodo bellico di privazione e di fame, rappresentavano l'Eden. Ci spingevamo nel cuore dei vigneti alla ricerca delle uve pregiate, specialmente lo zibibbo e il moscato, disdegnando i grappoli dorati di Insoli e quelli blu di Catanese, più adatti alla vinificazione. Mi assaliva una grande tristezza dopo la vendemmia nel vedere i vigneti ormai spogli, con i pampani arrossati, come se all'improvviso la desolazione e la penuria avesse preso il posto di quella rassicurante abbondanza. La festa però non era finita del tutto, perché al confine con le ultime case del paese c'era ancora da esplorare la vigna di Donna Mattia, detta la Mustarola, forse per la sua debolezza di sbronzarsi con il mosto in fermentazione. Quella nobildonna, sorella dell'arciprete, aveva recintato come un forte inespugnabile 3.000 metri di terra, dove aveva fatto piantare dei vitigni di uva bianca destinati esclusivamente alla produzione del vino da messa. Al momento della vendemmia selezionava personalmente i grappoli perfetti e lasciava sulla pianta quelli non del tutto maturi, che alla fine dell'autunno raggiungevano una maturazione tardiva e pendevano dorati e negletti dalle viti quasi spoglie. Superavo con i miei compagni la barriera insidiosa del filo spinato e andavo a spigolare in quella riserva di uva zuccherina, fino ai primi di dicembre, quando i primi geli la facevano marcire. Donna Mattia aveva appeso alle viti tante fettucce di stoffa colorata per spaventare gli uccelli e quando soffiava il vento i filari si animavano di colori fluttuanti, come se danzassero le streghe. Talvolta qualche compagno burlone urlava all'improvviso: «Donna Mattia, Donna Mattia!» E noi tutti fuggivamo con i grappoli in mano, lasciando brandelli di camicia attaccati al filo spinato. Incontravo sempre Donna Mattia in chiesa alla messa della domenica. Era una donna alta e magra, curva come il manico del bastone a cui si appoggiava. Aveva un viso pallido e lungo, contornato da una corona di treccine di capelli candidi, raccolti in una crocchia dietro la nuca, e si vestiva sempre con un abito monacale lungo e nero. Noi bambini la temevamo, specialmente quando in chiesa brandiva il suo bastone e ci minacciava o per punire o per frenare le nostre intemperanze. Nel periodo pasquale, durante la benedizione delle case, accompagnavo sempre il giovane cappellano della parrocchia, portando in una mano il secchiello dell'acqua santa e nell'altra il paniere delle offerte. Rimasi stupito quando vidi comparire dietro ad un portoncino la sagoma inconfondibile di Donna Mattia. Il mio primo impulso fu di fuggire, temendo di essere riconosciuto come uno dei più assidui ladri di uva della sua vigna. Ma di fronte all'accoglienza esageratamente gentile e alla sua carezza con una mano gelida ed ossuta, mi rincuorai e spalancai gli occhi per verificare la verità delle favole metropolitane che giravano in paese sul suo conto. Dopo il salotto e la cucina, ci portò subito a benedire la sua camera da letto, che mi sembrò più una camera mortuaria, perché sul pavimento davanti al letto, sormontato da un suntuoso baldacchino, c'era una cassa da morto bianca, foderata di raso, affiancata da 6 candelabri d'argento. Il cappellano la benedì, facendo una smorfia, ma il poveretto non sapeva ancora cosa lo aspettava. Donna Mattia, ogni tanto, tra una croce e l'altra, si asciugava con le dita una goccia che le colava con insistenza dal naso. Finito il rito della benedizione, depositò 12 uova nel mio paniere e ci fece accomodare in salotto per offrirci da bere.
Si presentò dopo 10 minuti con una tazzina di caffè in mano e un bicchiere di aranciata nell'altra, che depose nelle mie mani, poi chiese al cappellano. «Ossia, lo beve dolce o amaro il caffè?» «Dolce, dolce!» le rispose. Non l'avesse mai detto. Donna Mattia prelevò un pizzico di zucchero con le dita direttamente dalla zuccheriera. Le infilò nella tazzina del caffè, ruotandole dentro come un cucchiaino per farlo sciogliere bene, poi lo offrì al cappellano. Mentre versavo in un vaso da fiori la mia aranciata ormai vecchia e svanita, osservai il povero cappellano che, con gli occhi chiusi, bevve il suo calice amaro come il Cristo nell'orto del Getsemani. Uscendo dal portoncino, quella donna, che a me era sembrata sempre arcigna e severa, mi fece una lunga carezza e mi fece scivolare una lira nel taschino della camicia. Poi si piegò a baciare la mano del cappellano, bagnandola con gli umori del suo naso.